Quindi noi ci siamo, ma non è che se noi facciamo le riforme l'Italia riparte. Riparte se la gente torna a crederci. Io non ne posso più di quelli che per 20 anni hanno sempre detto che in Italia va tutto soltanto male, sempre e comunque male. Le cose che vanno male vanno cambiate. Le cose che a un certo punto possiamo rimettere in piedi, però vanno anche raccontate. Questa in realtà mi stupisce che non sia mai venuto un Presidente del Consiglio. Perché qui c'è l'Italia che funziona, qui c'è l'Italia che produce, qui c'è l'Italia che ci prova, qui c'è l'Italia che ci crede. Bocca al lupo, fate tutto il meglio di quello che potete fare. Noi giorno per giorno faremo di tutto perché alle parole seguano i fatti, siamo in prima linea perché finalmente la burocrazia possa essere aggredita, ma voi aiutateci a raccontare un'Italia che sia un'Italia di speranza. C'è una bellissima frase di Sant'Agostino che dice che la speranza aveva due figli, la rabbia e il coraggio. La rabbia per vedere le cose come sono e il coraggio per provare a cambiarle. Ecco, io vi auguro di avere sempre la giusta dose di rabbia per le cose che non vanno, ma contemporaneamente anche di valorizzare le tante qualità che questo paese ha e il coraggio che sta mettendo per provare a cambiarlo.